Dario Franceschini ha detto delle cose molto importanti e forti sul tema delle donne, sulla loro visibilità nella società e nella politica, e io vorrei che queste parole diventassero pratica politica di Area Democratica, anche perché all'interno del Partito Democratico, con il raggiungimento di una formale parità negli organi di direzione, voglio dire che però il 50% non esiste minimamente negli organi esecutivi, è calato moltissimo la visibilità e la valorizzazione del ruolo delle donne. Un silenzio assolutamente inaccettabile, che si unisce al fatto che la crisi economica ha massacrato in particolare le donne. Citiamo il tema dell'occupazione come tema estremamente significativo, buttate fuori in gran quantità perché erano le più precarie dal mondo del lavoro, aumentata ancora il divario e la differenza tra la retribuzione a parità di lavoro tra uomini e donne, e sostanzialmente una messa in discussione della maternità compatibile con il lavoro. Allora io credo che possiamo dire che la grande differenza della nostra società, che la differenza tra uomo e donna, fa solcare un incremento forte, forte delle disuguaglianze, e questo è una cosa che il Partito Democratico non può accettare. Ma detto questo, che è l'aspetto, diciamo, drammatico del momento che stiamo vivendo, io vorrei dimostrare, cioè presentare la tesi che le donne sono invece una forza straordinaria di rinnovamento, e dove ci sono le grandi crisi, le grandi emergenze e dove sono necessari cambiamenti radicali come quelli che abbiamo affrontato in queste giornate, le competenze, i saperi, la determinazione, la cultura delle donne sono un elemento decisivo. Quindi da disuguaglianza la creazione invece della valorizzazione come risorsa. Questo vale se crediamo, a mio avviso, realmente, e non solo lo elaboriamo nei convegni, che l'Italia può uscire da questa crisi solo con una trasformazione profonda, radicale, che non è affatto vero quello che molti continuano a pensare, che basta accontentarsi un po' e che saremo uguali a prima. No, il nostro sistema di produzione, il nostro sistema economico, il nostro sistema sociale deve avere dei cambiamenti profondi. E allora, io credo che in queste giornate abbiamo messo delle idee importanti per tracciare il cambiamento. Forse non è il progetto generale così come ci ha parlato Schiavone, ma credo idee importanti. Si tratta di farne la narrazione giusta, e la narrazione giusta, a mio avviso, deve essere innanzitutto corale. Non mi interessa la narrazione di un solo leader. Noi siamo un partito che necessita di una coralità, e in questa coralità la voce delle donne, secondo me, deve essere molto molto forte. E allora andiamo a vedere quali sono i punti nei quali le competenze, i saperi, questa capacità di integrazione, di fare rete, di relazionare competenze differenti delle donne possono valere. Allora, prendiamo tutto il filone della green economy. Green economy non sono soltanto le energie alternative, ma sono un modo di vita, un modo di consumo, un modo di relazionare la propria esistenza rispetto a partire dalla propria casa, a partire dalla propria mobilità, dal proprio tempo libero, rispetto ad un rispetto complessivo dell'ambiente e della valorizzazione di questo. Secondo me qui abbiamo un enorme spazio, a cominciare da tutti i settori, ad esempio, che si interconnettono con l'agricoltura. Noi qui abbiamo proposte importanti, unite alle innovazioni nell'agricoltura, alle innovazioni nell'accoglienza, nel turismo, nei servizi alla persona. Ecco, questo è un grande settore in cui la qualità è determinante, in cui le competenze e la formazione delle donne sono determinanti, perché un buon turismo, una buona accoglienza, buoni servizi alla persona non si fanno semplicemente perché siamo in un bel posto, si fanno attraverso una formazione professionale e culturale di grande livello, e ricordiamoci, le ragazze e le donne hanno livelli di competenze e di saperi superiori a quelli dei loro coetanei maschi e superiori in generale. E poi c'è tutto il filone, ad esempio, del welfare, altro settore fondamentale, un welfare che
parte dai diritti e li rende delle persone e li vuole rendere effettivi, un welfare che ha molto a che vedere, guardate, non solo con la ripartizione di risorse economiche, che pure è importante, guai a non dire che è necessario avere una pensione adeguata, guai a non dire che è necessario avere dei sussidi nel momento del bisogno, ma il vero welfare è quello che rimuove le povertà, e le povertà sono innanzitutto povertà di relazioni, povertà di cultura, e quindi deve essere un welfare di servizi e di crescita delle persone, quindi di comunità. E qui le competenze delle donne, gli interventi sui servizi alla persona e sui servizi alla formazione sono assolutamente decisivi. E poi ancora andiamo su altri settori. Ad esempio, prendiamo l'immigrazione. Qua non ne abbiamo parlato molto in queste giornate, però l'immigrazione è una presenza decisiva nel nostro paese, che ci ha cambiato radicalmente, cioè è lo stesso modo in cui la globalizzazione dal punto di vista economico ha cambiato il problema delle imprese. Non è vero che sono solo le imprese che hanno a che fare con la globalizzazione, è la nostra vita quotidiana, è l'immigrato che ci vive accanto. Ebbene, le donne nell'immigrazione hanno un ruolo straordinario, l'hanno subita molte volte, a volte l'hanno scelta, ma a volte l'hanno subito per il ricongiungimento con la famiglia, però sono un veicolo di integrazione forte, forte, così come sono i bambini nelle scuole, bambini e donne come grande momento di integrazione degli immigrati. E ancora, le donne, soprattutto quelle giovani di seconda generazione, ma non solo, sono quelle che anche nelle famiglie immigrate hanno portato i principali cambiamenti. Io sono di Modena, voglio ricordarvi la vicenda delle due donne, la madre e la figlia, la mamma uccisa e la figlia massacrata comunque, di fronte alla loro determinazione di cambiare le regole delle società chiuse, di società inaccettabili. E allora vedete le seconde generazioni con un momento straordinario di integrazione, e quindi il tema della cittadinanza per questi ragazzi da subito, no? La cittadinanza legata alla loro nascita in Italia è assolutamente decisivo. Poi potrei citare, ma voglio farlo brevissimamente, anche tutto il tema della grande impresa. Vedete che nelle grandi imprese multinazionali noi abbiamo assolutamente iniziato ad avere le donne che con le loro competenze di cui dicevo prima sono molto molto più adatte rispetto ai bisogni della grande impresa, che non è più l'impresa tayloristica. Io questo voglio dirvi, noi abbiamo superato, e nessuno ragiona così, in termini di organizzazione tayloristica del lavoro, specializzazione, frammentazione, orari rigidi eccetera, eppure ci ritroviamo una società in cui le donne sono ancora chiamate ad una organizzazione teoristica nella società della loro funzione, del loro ruolo. Non è possibile, ci vuole un cambiamento profondo. Tutto questo ha molto a che fare con due cose delle quali abbiamo parlato oggi e sulle quali vorrei concludere. Il primo è la coesione sociale. Io vi ho parlato di un'economia e di una società che hanno forti radici nel territorio, nelle comunità, che non è localismo, non è il tema di chiuderci nel proprio orto, non è il messaggio della Lega, ma è la radice localistica nell'ambito di una globalizzazione. Io condivido molto l'ultima osservazione che ha fatto Magali, e secondo me deve essere la chiave del nostro sviluppo. Tra l'altro noi abbiamo le tecnologie che ci aiutano straordinariamente ad essere nel luogo e insieme nel mondo. Questo, guardate, che ad esempio sui territori più emarginati, parlo della montagna, che è uno dei grandi problemi del nostro paese, può determinare un rilancio significativo, proprio radicando in quei territori, attraverso le tecnologie, delle modalità innovative di lavoro. Ebbene, la comunità locale e la coesione possono diventare un elemento straordinario. Abbiamo fatto tante letture del successo della Lega, anche qui a Cortona, io ricordo bene. Abbiamo scartato il tema del radicamento, certo. Abbiamo molto valorizzato il tema che la Lega suscita le paure, le cavalca e quindi prende consenso su quelle. Vorrei che riflettessimo un attimo sul tema che la Lega, comunque, oggi, forse è il partito politico che evoca maggiormente il tema della comunità. La interpreta nella maniera sbagliata, nella maniera chiusa, la comunità che respinge, ma con una forte identità, però è una comunità che rassicura. Allora io dico che il nostro partito, il Partito Democratico, deve fare della idea di comunità, dell'idea di rete, della non solitudine il suo tema fondamentale. Queste cose, ultimissimo concetto, io
credo che possano diventare davvero degli assi di trasformazione e di identità della nostra linea politica, una linea che deve essere portata più vicina alle persone. E a proposito di comunità, io il lavoro che sto facendo e che continuo a fare sulla scuola mi dice che la nostra iniziativa politica sulla scuola, che si lega a delle comunità, perché la scuola di per sé è una comunità, ci sta aiutando moltissimo a riprendere dei fili che avevamo spezzato, che avevamo persi. Per tutto ciò però occorre una cosa, e nonostante che Emilia dica non è l'elemento decisivo, l'elemento decisivo è che le donne siano nelle istituzioni, siano nella politica, perché se no queste cose che io vi ho detto con grande convinzione rimangono e vengono considerate da molti anche che sono qua cose marginali, cose da donne, cose che non cambieranno assolutamente la società, perché sono elementi di nicchia. Io invece credo che siano gli assi fondamentali per il cambiamento della nostra società e per la ripresa della forza del nostro partito.